Il teatro di Val d'Ottavo ha ospitato l'incontro pubblico di Andare Oltre, la lista civica fondata dal sindaco uscente di Borgammozzano Francesco Poggi. Anche se la data per le elezioni comunali non è ancora stata fissata dal governo, ma è quasi certo che si svolgeranno dal 22 al 25 maggio in concomitanza con le europee, gli esponenti della lista hanno voluto questo incontro per ribattere che l'esperienza politica di Andare Oltre non si chiuderà con l'amministrazione Poggi, ma anzi è già stata indicata Elena Ghiloni come candidata per la poltrona di primo cittadino del borgo. 38 anni, educatrice presso il carcere di San Giorgio, la Ghiloni sottolinea la volontà di mantenere viva e vitale l'esperienza politica di Andare Oltre. Il gruppo Andare Oltre, che sta uscendo da 10 anni di esperienza amministrativa, c'è, è organizzato, è un gruppo che unisce diverse persone e quindi non muore, come dicono tutti, col sindaco uscente, invece è un percorso civico che ha avuto un buon risultato, ha messo insieme persone diverse con idee diverse che si trovano accomunate però su un percorso comune per il territorio. Questa è l'idea, il principio che rilanciamo anche oggi e l'obiettivo è quello di unire tutte le forze civiche in un unico agglomerato che permetta di continuare un po' questa idea di partecipazione della comunità e della cittadinanza.